dei satelliti in generale. Da quando è stato possibile mettere un carico su qualche missile, perché i radioamatori, i club che è importante questo, i club dei radioamatori presenti nelle basi della NASA sono tanti e sono club molto forti. Non vi dimenticate che sulla stazione spaziale attualmente è installata fissa una stazione di radioamatori. Per esempio la settimana scorsa ha trasmesso immagini bellissime in SSTV, dove tu a casa con il portatilino o con antenna esterna, meglio ancora, una radio sintonizzata a 145-800 e il computer con l'opportuno software che entra attraverso la Sound Blaster, la scheda audio, si scaricano delle fotografie bellissime che trasmettono. Ora dovete pensare una cosa, il tempo degli astronauti è un tempo che vale oro, nel senso che loro hanno 8 ore per i fatti loro, per dormire, per lavarsi, per parlare con i parenti, eccetera. Tutto il resto, tutto l'altro tempo è dedicato esclusivamente a fare attività a bordo, che è manutenzione, che è attività scientifica, che è comunicazioni serie con i centri di comando, eccetera. Per cui distogliere un astronauta per farlo fare dei collegamenti radio è un fatto economico notevole per la NASA. Portare su un chilogrammo di stazione radio è un fatto che costa. Far uscire, come hanno fatto diverse volte, far uscire gli astronauti e durante un EVA, cioè un'attività extraveicolare, farli mettere l'antenna attaccata sopra, fare il buco nell'astronave, nella ISS, per portare il cavo dentro, e sono cose importanti, voglio dire. Mettere un'antenna là, far uscire l'astronauta, due, che deve portarsi l'antenna, deve sistemarla nel punto giusto, passare il cavo e cose. Ma questo è giusto, una tantum ogni volta che deve... No, una tantum. Però voglio dire, è un'attività che la NASA... Non deve disturbare l'attività di tiene ben da conto, nel senso è costosa dal punto di vista dell'attività della... Però loro ci tengono molto per gli amatori, al contrario che in Italia. Tra le tante cose, sì, c'è un'attività internazionale per scegliere le frequenze. Tante università mettono insieme i soldi, fanno lavorare i ragazzi, fanno il satellitino piccolino, lo fanno usare come carico secondario, qualcheduno che lo porta su ci sta, anche se ci vogliono 200-300 mila euro per ogni chilo da portare in orbita, quindi insomma è costoso satellizzare un... Che è successo? Un'università italiana ha fatto una cosa X, sapendo che ci stavano le radio dei radioamatori, l'ha messo su una frequenza di radio radioamatori, in piena banda radioamatori, senza essere autorizzati da nessuno, o per dir meglio, autorizzati dal ministero che, siccome come ben sapete non capisce niente, hanno esattamente messo, adesso ci sta sto satellite, tra poco inizierà a funzionare, che sta in orbita, su delle frequenze di radioamatori, però i radioamatori non ne sono contemplati. Sono frequenti, useranno programmi criptati in uplink e downlink, e quindi per dire come contano i radioamatori in Italia e come contano invece all'estero. Non a caso sapete che poi c'è 146-148 che è libero, che io sappia, come banda, ma sì. A noi non è assegnato, non lo so se non sia assegnato, io credo che sia assegnato, ma non a noi. No, a noi. Non a noi. Vabbè, comunque, ovviamente è vero che in America è assegnato 146-148, ai radioamatori 144-148, ma nessuno si va a mettere oltre 146, perché sennò vuol dire non parlare con una parte dei radioamatori, no? È chiaro, quindi. Tra parentesi, recentemente si è sentito a 145-8, io vi ripeto le frequenze perché è vero che non c'è nessun obbligo legale, ma c'è un obbligo morale
di non andare su queste frequenze. C'era il solito frescone a 145,8. L'ISS ha trasmesso per questo minuto la sua immagine e poi uscita una voce, ecco, hai finito di mettere la portante. Cioè, allora questo ti fa capire molto come siamo messi, come siamo messi. Vabbè, allora partiamo prima da sé. Quindi appena fu possibile, la NASA ospitò ben volentieri a bordo un piccolo satellite Oscar 1, era un bancazzone così, con 4 antenne, a batterie, eccetera. Da lì in poi sono stati fatti tanti satelliti, sempre più perfezionati, digitali, con i pannelli solari, eccetera, eccetera, eccetera. Inutile parlare di meccanica celeste, che è quella cosa che ci fa capire. Uno disse una volta, perché celeste? Perché sto colore? Perché deriva da cielo, no? La meccanica celeste è una cosa che già Newton insomma, conosceva, anzi forse l'inventò lui, Kepler, eccetera, eccetera. Per cui, diciamo, un corpo si muove in un'orbita e l'orbita è sempre ellittica, cioè è un'ellisse. Una delle particolari ellissi è quella con eccentricità 1, che poi è un cerchio perfetto, ma non succede quasi mai, perché la Terra è a cucuzziello, è un po' storta, e quindi di conseguenza la gravità è leggermente diversa e quindi anche l'orbita sarà leggermente diversa. Vabbè, un satellite resta su perché con lo stesso motivo per cui la Luna resta su. C'è una forza d'attrazione da una parte, la Terra che se la tira, e una forza che va verso l'esterno, che è la centrifuga della rotazione. L'equilibrio ci dà l'orbita, quindi per i satelliti funziona allo stesso modo. Potete pensare una corda e fai girare un peso in questo senso, puoi pensare un corpo che sta cadendo e cade sempre, e sempre facendo questa curva si tiene distaccato, per cui sono calcoli precisi, ormai non si fa più a mano, i computer fanno tutto. Stabilisci, c'è qualche variazione in queste orbite, perché c'è sempre un po' di resistenza, perché il vuoto non è propriamente vuoto. Poi ci sono le interferenze dal punto di vista gravitazionale di altri corpi, altri satelliti, un asteroide, una meteora, una cosa. Per cui tutti i giorni il NORAD americano emette i dati, si chiamano kepleriani, di tutto quello più grande di un pugno che gira attorno alla Terra. E vi garantisco che stiamo al numero di catalogo 45.000, 48.000. Sono le cose che girano più grosse di un pugno. Quindi poi ce ne sono centinaia di migliaia ancora più piccoline. Per cui con 6 numeri che ti danno si identifica univocamente quest'orbita a quello che fa. Tutti i corpi celesti ce l'hanno, cioè a tutte le orbite di tutti i corpi celesti possiamo dare questi 6, possiamo ricavare questi 6 numeri, e quindi il computer alla fine sa esattamente nello spazio dove sta quell'oggetto interessato. E sarà bene che noi ce lo calcoliamo anche in testa, nel senso che dobbiamo sapere, al di là di quello che il computer ci fa, al di là del fatto che magari non ci interessa perché abbiamo la verticale, che quindi il collegamento, che c'è un bordo, non sappiamo, dobbiamo sapere in testa a noi il satellite che strada fa, dove sorge, dove passa e dove scende. Nei satelliti un poco più complicati, dove non c'è il ripetitore, quindi una frequenza a salire e una frequenza a scendere, ma dove c'è una banda di frequenza a salire e una banda di frequenza a scendere, in questo caso bisogna usare delle antenne un poco più complesse, possibilmente che inseguano il satellite. È vero che il computer ti dice dove muovere l'antenna, è vero che tu puoi addirittura interfacciare i due rotori azimuth ed elevazione con il computer, per cui tu non fai niente, stai là, ti concentri a fare il QSO e le antenne si muovono da sole seguendo questo. Vabbè, stanno i programmi di tre. Ovviamente. Però è bene che tu sappia quello che sta succedendo e dove sta il satellite effettivamente. Quindi questa è la posizione dello spazio.
Il satellite ruota anche, perché i satelliti piccoli vengono stabilizzati per effetto giroscopico, per cui le antenne si cerca di tenerle in polarizzazione circolare, perché la polarizzazione circolare ti consente di prendere tutte le possibilità in cui si trova l'antenna del satellite che sta ricevendo o che sta trasmettendo. Generalmente si muovono, si ruotano, li fanno molto semplicemente. Le antennine, che sono dei pezzi di metro, il metro metallico, della lunghezza giusta, per i 2 metri per esempio, 50 centimetri, da una parte lo pittano bianco, da una parte lo pittano nero, basta esclusivamente la pressione del vento solare che colpisce la parte bianca o che colpisce la parte nera, che lo fa piano piano, lo fa ruotare. Addirittura. Perché, sì, è chiaro, perché non c'è assolutamente resistenza, per cui, chiaro, per cui questo ed è importante, perché resta così stabilizzato nello spazio, sempre nella stessa direzione, invece che tomboleare in continuazione. Questo, allora, abbiamo detto il satellite. Ogni giorno i computer, ormai i programmi sono fatti in modo che tu connetti, appena accendi il computer e metti il programma, direttamente si va a cercare i dati cleveriani nuovi, se li carica, li modifica e tutto. Poi dopo vi darò un poco di programmi, di cose da vedere, vi do un sito dove andare a cercare di questo gruppo che si sta allargando, che si chiama Ham Radio and Space. È tutta gente molto in gamba, che tratta satelliti da tanti anni. Diciamo che il 95% siamo tutti figli di Domenico Marini, a cui va un ricordo. È un ringraziamento. Un ringraziamento per il tempo che ha perso con me. E per, lui è stato il precursore, uno dei precursori mondiali. Sì, sì, assolutamente. Iotto CBS, Domenico Marini. E, diciamo, il papà satellitare di tutti quanti noi, diciamo, penso il 95% delle persone siano passate sotto di lui. E lui, quando intravedeva nella persona diciamo un terreno fertile, ci dava dentro sempre più a fondo. Me ne ha fatti di cazziatoni a lui, insomma, a me. Me ne ha spediti di programmi, ancora quando non c'era internet, col packet mi spediva i problemi, e non scappavo. Se facevo finta di non averlo ricevuto, alzavo il telefono e diceva: perché non hai risposto? E quindi, insomma, alla fine poi hanno funzionato questi insegnamenti molto. Allora, abbiamo tutta questa serie di satelliti, quindi sempre più complessi. Quindi, oltre a fare SSB e CW, siccome abbiamo detto la differenza, il transponder, buonasera, cioè quello che fa, buonasera. E nei satelliti FM ci sta un canale di salita e un canale di discesa, quindi diciamo un po' più come un ripetitore, anzi, per evitare di farsi riempire di portanti inutili dai segnali che vengono dalla Terra, hanno anche un subtono per essere aperto. Alcuni hanno un subtono fisso, per cui tu devi mettere il subtono per parlare, altri tu basta che li apri e restano aperti per 2 minuti, poi dopo si richiudono se non sentono più il subtono. Sempre più complessi i satelliti sono quelli, il vero e proprio transponder, dove c'è una fetta di frequenza che entra e una fetta di frequenza che esce. Ovviamente tu ti metti a inizio banda di qua, ti troverai a inizio banda di qua. Se ti trovi a centro banda di qua, ti troverai a centro banda di qua. È proprio un vero e proprio transponder. SSB, CW, ci sono quelli digitali, alla fine consentono più comunicazioni contemporaneamente, come in 20 metri da 14 e 100, una banda a 14 e 50, quindi sono 250, puoi fare 100 QSO, 200 QSO. Teoricamente, anche sul satellite puoi fare 10, 20, 30 QSO contemporaneamente. L'unico problema è che la potenza complessiva del trasmettitore di bordo viene suddivisa nei QSO. Quindi se c'è una persona può uscire con tutti i 2 watt, per esempio, del finale che sta su. Se invece ci sono 10 QSO, questi 10 QSO si spartiranno questi 200, se sono segnali uguali.
se qualcuno arriva più forte, non faccio nomi, e qualcuno arriva troppo forte sul satellite, si mangia più potenza degli altri. Ah, ecco. E allora viene chiamato hog, cioè maiale. Hog? Mi diceva bassa, bassa. E quindi adesso si cerca di avere un segnale di riferimento, con dei segnali di riferimento, di averti, insomma, di regolarti il tuo segnale per non arrivare né troppo forte né troppo poco, certo, né troppo basso, e per dar modo anche a tutti quanti gli altri, diciamo, di fare che questo. Si cerca di arrivare comprensibili, esatto, non si fa, nessuno fa la corsa, si tende più a diminuire la potenza che non aumentare. Certo. E questi sono i satelliti, quindi alla fine va bene iniziare con una verticale e un big band a casa per iniziare a capire. I programmi vi dirò quali utilizzate, alla fine ci mettete il vostro... Ah, voi conoscete tutti il locator, sì. Il locator, che è quella cifra, che è quella stringa fatta da, sì, due lettere, esatto. Esatto, quello ti dice il posto dove sei. Generalmente tutti i programmi di inseguimento dei satelliti, tu quando gli imputi quello, lui ti traccia ovviamente i tempi di acquisizione in base a dove sei. Ovviamente se un satellite fa da sud verso nord, un palermitano lo sentirà prima di me, prima di noi, ma ovviamente quando il satellite poi scompare verso nord, il palermitano non lo sentirà più, ma noi saremo ancora in acquisizione. Ma d'altronde i disegnini del computer ti fa vedere la mappa e ti fa vedere l'impronta, il footprint, la zona coperta. Un po' come la ISS quando passa, no? Quello, esattamente quello, esattamente quello. L'ISS per noi è un veicolo spaziale con apparecchiatura a bordo, che ci siano le persone o che non ci siano le persone. Adesso c'è una francata, che è un termine scientifico per dire una gran quantità, di satelliti della categoria NanoSat, Picosat, Microsat, che sono satelliti che partono da un cubo di 10 cm x 10 x 10, pesanti 1 kg. In questo piccolo spazio si riesce a fare un satellite che riceve, trasmette. In questo cubo riescono a mettere due batterie, carica batterie, pannelli solari, le due antenne, ricevitore, trasmettitore. In genere un altro ricevitore per fare il comando da terra, qualche esperimento a bordo, insomma diverse cose, quindi immaginate quelli un poco più grandi. Quindi in questi ultimi anni c'è stato un grandissimo incremento di questi satelliti, quindi se tu ti metti sostanzialmente con la tua antennina a casa B-band, messa cercando di recuperare, i segnali sono sempre bassi, quindi devi recuperare il più possibile, evitare di fare cazzate varie, dove intendo, per cazzate intendo cavi che non vanno bene, il connettore ti scocci di saldarlo, il connettore N ci metti la riduzione, cavi che non sono buoni, eccetera, tutte queste cose qua. Se uno riesce a recuperare bene queste cose, riesce a sentire diversi, svariati satelliti durante la giornata, e inizia a capire come. Poi nel sito di questo Ham Radio Space, questo gruppo che abbiamo fatto, no, che hanno fatto, a cui io, insomma, che mi hanno invitato, troverete anche il proprio l'ABC, proprio le prime cose per iniziare a fare qualche QSO in FM. Satelliti sempre più complessi, sempre più complessi, sempre più complessi. Siamo arrivati al nostro Oscar 100 adesso. Abbiamo fatto 30 anni, 40 anni, abbiamo fatto un salto. Che cosa succede? Domanda, perché sì, sono arrivato tardi, sì, quindi mi sarò perso sicuramente, sì, qualcosa. Tu dici che praticamente con una radio B-banda ed un'antenna, diciamo, normalissima B-banda, sì, X50, X300, sì, insomma, si possono sentire, ma non c'è bisogno della parabola, il decoder vecchio di VHF, voglio max, VHF. Cioè chiedevo giusto VHF, per VHF. E ti arrivano i segnali, praticamente la trasmissione radio che va tramite satellite ti arriva, cioè senti la voce di questo piano, sì, lo senti come un ripetitore. Ah, ecco, ho capito, come un ripetitore. Poi se metti le antenne direttive che inseguono
puoi farlo anche in SSB e in CW, e poi sempre più complesso. Arriviamo al satellite questo qua di adesso, che veramente è un passo avanti notevole. Il Qatar, voi sapete che il vice primo ministro è un radioamatore e quindi c'ha un occhio per i radioamatori. Dovevano mettere, cosa che poi hanno fatto, su un satellite per telecomunicazioni, dove questo satellite doveva coprire Medio Oriente, Africa e un poco di Europa, ma tanto con le antenne si riesce a far coprire esattamente i posti dove vogliono. In diversi anni di accordi che hanno fatto, eccetera, si sono messi d'accordo con grandi esperti di satellite, che sono quelli dell'AMSAT DL, quindi con i tedeschi, che è nel progetto di questo satellite per per telecomunicazioni digitali, ovviamente. Quello che si usa la parabola, il ricevitore, e ti vedi la televisione araba, proprio quello. Sono riusciti a fargli mettere a bordo un transponder per radioamatori. Ora, a differenza di tutti questi altri satelliti di cui abbiamo parlato fino adesso, che sono stati costruiti da radioamatori per i radioamatori, questo transponder per i radioamatori è stato costruito da chi ha costruito tutto il satellite grande, che è la Mitsubishi, esattamente la società la Mitsubishi, si chiama Melco, Mitsubishi Electronic Company. Quindi la Melco ha costruito questo satellite, cliente gli arabi, il Qatar, TV via satellite, ma restano 70-80 transponder di vari canali sopra, eccetera eccetera, e in più hanno costruito questo piccolo transponder per i radioamatori. Ingresso 2004, uscita 10.000. ora, si sa qualcosa dell'architettura di questo transponder, ma non si sa molto, perché tante cose del satellite, di questo satellitone, che è grande come un pulmino, quindi insomma è costato parecchio, è un bello cosa. Ma lei soldi è tenere, è costato parecchi milioni. Molte delle notizie sono riservate, perché sono ancora coperte sono sempre coperte a brevetto, a parte la Mitsubishi, per cui sappiamo delle cose più o meno. E noi abbiamo quindi abbiamo questo transponder. Siccome non hanno voluto farci mettere mano assolutamente, dico noi, nella comunità di radioamatori, vi faccio una piccola premessa. Troverete un articolo su Radio Rivista, un paio di articoli, dove io parlavo di Oscar 40, che è stato questo grosso satellite fatto da americani e tedeschi, e che vennero i tedeschi, professor Karl Mainzer e Peter Guelzow, che attualmente è il presidente dell'AMSAT tedesca, vennero a Milano, abbiamo avuto a che fare, conoscenze, io feci un articolo su Radio Rivista, perché a bordo noi ci avevamo messo anche, dico sempre noi, un plurale maestatis, ovviamente, ci avevamo messo anche due telecamere, per cui avremmo potuto prendere le fotografie dall'alto. Ci sono tanti satelliti adesso, tra cui, a piccolo inciso, sapete che i cinesi stanno dando l'assalto alla Luna. Attualmente hanno un rover sulla parte nascosta della Luna. Come si fa a trasmettere con la Terra? Hanno messo in orbita due satellitini attorno alla Luna, in modo che scaricano le informazioni e caricano le informazioni dalla stazione a Terra, no, a Terra, a Luna, sulla Luna, dal lato oscuro. Quando esce, parla con la Terra. Siccome i giapponesi, anche loro ci tengono molto per gli amatori, perché ce ne stanno un'infinità, hanno fatto uno dei canali di comunicazione tra questi piccoli satelliti e le stazioni base a terra, le stazioni di controllo a terra, hanno fatto frequenze radioamatori, con l'opportunità a te di ricevere eventualmente il segnale. Non solo, puoi anche ricevere, quando loro lo consentono, delle fotografie che loro fanno da questi satellitini. E infatti un paio di settimane fa ne è uscita una veramente bella, dove si vedeva la Luna dal lato nascosto, quindi quella dove noi non vedevamo mai. E in un angolino, sì, quindi quel colore grigio, vari grigi, perché insomma quello così è, la polvere lunare, si chiama regolite, quel colore lì c'ha, insomma un grigiastro.
e in un angolino del cielo, quindi la luna grande, lato nascosto della luna in primo piano, e in un angolino libero si vedeva la terra lontana, blu, la nostra cara terra, quindi da una prospettiva che ovviamente non abbiamo mai avuto. E quindi questa, chi era attrezzato con, mica poi tanto, un'antenna, una 15, una 20 elementi, una 30 elementi in 70 centimetri, puoi scaricarti, ciao, ti puoi scaricare il segnale e prendere questa fotografia. Si sposta un po' più indietro, ciao. Questo trasponder per radioamatori con un'antennina semplice, perché noi non abbiamo la necessità di selezionare le zone come invece può accadere per una TV commerciale, ovviamente, quindi loro hanno un tipo di impronta a terra diverso. A noi ci hanno dato questa bella impronta che adesso vi faccio vedere, purtroppo materiale ce n'ho poco, che è questa qua, quindi è coperta la linea di tutta l'Europa, un po' di India, Pakistan, queste parti qua, tutta l'Africa e il Brasile. E quindi io già ho collegato, brasiliano l'ho collegato, già ho collegato un Victor Uniform, un indiano, ho già collegato, vabbè, le Maldive, insomma queste cose qua. E dicevi che frequenze usa questo, allora, trasponder? Questo qua è un trasponder tipo particolare che si chiama bent pipe, che vuol dire esattamente bent pipe, vuol dire tubo piegato, e vuol dire che tutto quello che entra esce dall'altra parte, indipendentemente dal modo che stai utilizzando. Infatti stiamo già facendo esperimenti in FT8, in SSTV. C'è una nuova SSTV digitale, oltre che ovviamente fonia, FM, hanno fatto una prova AM vietata, però hanno fatto lo stesso una prova, hanno fatto una prova appunto in FM, anche quella vietata, per il semplice motivo che si mangia tutta la banda, occupa la banda e si mangia tanta potenza oltretutto. Quindi, allora, e quindi sotto la supervisione tecnica di fare il capitolato di questo satellite, ma non per farlo effettivamente, perché i cinesi, i giapponesi non hanno voluto che altri mettessero le mani, anche perché ci sono i segreti commerciali, questo bancazzone che pesa diverse tonnellate e costa svariati milioni di dollari, loro non hanno voluto che nessuno si avvicinasse nemmeno. Quindi hanno dato le specifiche, hanno fatto una cosa seria. I tedeschi sono andati giù a Doha a fare la stazione di controllo, più un'altra stazione di controllo sta in Germania, a Bochum. I radioamatori dell'AMSAT DL, l'AMSAT tedesca, hanno avuto questo parabolone da 30 metri regalato e l'hanno messo in funzione e adesso lo utilizzano per inseguire i satelliti, per controllare i satelliti, per fare degli esperimenti in Moon Bounce, anche in Venus Bounce. Sapete il Moon Bounce cos'è? No, l'eme, che si usa la luna come riflettore passivo, si spara sulla luna e poi si riceve dall'altra parte. Esatto. Hanno fatto lo stesso esperimento con Venere. Hanno sparato un segnale forte, ovviamente, verso Venere e hanno aspettato il ritorno che ritornasse verso Venere. Da questa stessa stazione dicevano Voyager 1, Voyager 2, eccetera. Ci sono anche degli amici che in Italia, amici radioamatori, che sono calmi e tranquilli, però nel giardino hanno parabole di 2, 3, 4 metri e si mettono a sentire. E c'è questo Ferruccio vicino a Torino, che è una persona squisita e che saluto se mai dovrà vedere questo e che lui ha come record 1,5 miliardi di chilometri, ha ricevuto la Voyager forse 1 a un certo giorno, certa cosa, secondo certi calcoli, sul segnale ovviamente SDR certamente, quindi
ha mandato la cosa, la NASA gliel'ha confermato, sì, frequenza 8500 e dispari. Quello è un bello di ex. è complicato fare diversamente, altrimenti. Allora, stavamo dicendo questo. Quindi a novembre hanno mandato su questo satellitone con tutte le parabole, le cose, vita operativa 15 anni prevista. Quindi quando tutta... è stato messo in orbita? A novembre. Prima orbita di parcheggio, seconda orbita di parcheggio, insomma è arrivata nella fascia di Clark. La fascia di Clark è quella fascia che contiene anche l'equatore terrestre, dove ci sono i satelliti geostazionari. Satellite geostazionario non vuol dire un satellite che sta fermo, è un satellite che ha la sua orbita attorno alla Terra, ovviamente, però la sua orbita è 24 ore. Ah, ma anche la Terra gira in 24 ore, quindi è stazionario geo rispetto alla Terra, relativamente fermo. Ma in realtà lui gira e ci mette 24 ore a fare l'orbita. Quella fascia là, ovviamente è solamente appunto una piccola fascia, è quella dove costa di più, perché tutti quanti si vogliono mettere i satelliti, soprattutto televisivi, commerciali, militari, tutti quanti là. Quindi adesso si inizia a stare stretti. Ovviamente questa fascia varia a secondo del pianeta che stiamo considerando. Sulla Terra questa fascia è a 36-37 mila chilometri circa, e i satelliti stanno ogni 10 km ce ne sta uno, quindi insomma c'è un affollamento mai visto. Quando un satellite finisce la sua vita operativa, viene fatta deorbitare o verso la Terra che si brucia o verso lo spazio esterno, e lo spazio la vita operativa di un satellite del genere è riferita non tanto all'elettronica, perché l'elettronica non si dovrebbe scassare a meno che non basta una particella e spacca tutto, però là le memorie sono raddoppiate, minimo tutti i sistemi hanno ridondanza 2, cioè ce ne sono due sistemi per fare la stessa cosa, anche l'architettura del nostro sistema, poi va bene, ne parliamo dopo. Poi a bordo ci deve essere un poco di carburante, immagina per 15 anni quanto, perché il satellite si deve muovere in continuazione. Anche se lassù non c'è niente, le particelle di gas che ci sono comunque rallentano, e rallentando tenderebbe a scendere, quindi ogni tanto deve essere riportato su. Sono piccole cose che però durante 15 anni lo fanno centinaia di volte, quindi un po' di carburante ci deve essere. Energia elettrica, cosa? Loro dicono che hanno i pannelli solari, ma siccome la potenza impegnata mi pare che sono 15 kW, come facciano a fare 15 kW a pannelli solari? Ci risulta strano, soprattutto poi quando va nell'ombra. Professore Adomi. Secondo me avranno gli RTG radiation temperature generator, una cosa del genere. Beh, che insomma sfruttano il decadimento di sostanze radioattive per far riscaldare delle termocoppie, e queste termocoppie cacciano energia elettrica riscaldando appunto queste cose qua. Vabbè, e quindi arriviamo a questo nostro satellite questo nostro transponder messo su con tutto il satellite, diciamo le cose giuste così ci capiamo sempre. Messo su, hanno fatto tutte le prove, l'hanno spostato dalla prima orbita alla seconda, insomma l'hanno portato in posizione precisa. Quando non aveva in posizione precisa, la Mitsubishi l'ha consegnato al Qatar Television Company, una cosa del genere, insomma, quello che è il cliente effettivamente. Il cliente l'ha preso effettivamente sotto il proprio controllo, e anche i tedeschi sono andati giù e hanno fatto partire la loro stazione di controllo, che sta giù a Doha, per il satellite. Una piccola premessa. I satelliti, tutti quanti, hanno un beacon che possiamo tradurre come radiofaro, che anche se non c'è traffico sul satellite, questo beacon trasmette un segnalino e tu ti accorgi perché o un'identificazione in telegrafia, o è una nota particolare,
o è una voce registrata, ti fa capire esattamente se tu stai seguendo il satellite giusto. E generalmente, no, generalmente, sempre sono trasmessi dal satellite. Sono generati direttamente dal satellite. In questo caso, siccome i giapponesi e Mitsubishi non volevano avere rotture, tutto quello che si sente, quindi i beacon, generalmente se ne mettono due, uno a inizio banda e uno a fine banda. Generalmente uno a inizio banda ti dà l'identificazione e uno a fine banda ti dà la telemetria. In Oscar 100 c'è questo, cioè a inizio di banda il segnale in telegrafia che ti dice ai ai de Quebec, ah, che la dizione ufficiale è QO 100, Qatar Oscar 100, ti dice quindi l'identificazione, mentre invece la telemetria di bordo e quindi tensioni, correnti, temperature, stati vari, eccetera, te li dice sul beacon engineer, cioè quello che sta a fine banda. Una cosa è certa, noi dobbiamo star là in mezzo, quindi una volta che si riceve uno dei due segnali sai esattamente dove sta quell'altro, e là in mezzo poi c'è un band plan fatto esattamente allo stesso modo che siamo abituati. Quindi identificazione in CW all'inizio, poi solamente il CW, poi una parte digitale, per ricordare questo digitale, poi una parte in SSB e CW, poi una parte in SSB esclusivo. Il vantaggio, no, il vantaggio, una delle novità di questo nostro transponder è che siccome i giapponesi non volevano far mettere le mani sull'attrezzo, sul transponder effettivamente, i due beacon di riferimento vengono trasmessi da terra. Quindi da terra trasmettono due segnali. Noi le vediamo questi due segnali, e siccome sono fatti in modo da essere un riferimento, alla fine si cerca di non superare troppo quel segnale. Non ho capito. Allora, siccome il trasponder è un trasponder lineare, se tu entri a bassa voce, esci a bassa voce. Sì, ho capito, ho capito. Allora, se tu entri a alta potenza, esci a alta potenza. Come fai a capire quant'è la potenza giusta? Questi due beacon ti danno un'altezza e tu più o meno devi trovare con quell'altezza, con quel livello. Lo riceverai il beacon S6, S7, oppure sull'SDR lo vedi così e tu farai in modo che il tuo segnale sia così. Né poco né molto. Però se facciamo questo tutti quanti piglieremo la parte giusta di potenza in uscita che deve essere divisa da tutti quanti, evidentemente. I tedeschi si sono inventati anche un'altra cosa, si chiama Leila, che è l'acronimo di una cosa terribile in tedesco che Bruno ci dirà. Ich habe nichts verstanden. Si chiama Leis Dungeng Dang, insomma praticamente che fa? Cosa significa? Praticamente che cosa fa? Spazzola tutta la banda e legge tutti i segnali che ci stanno. Se c'è un segnale, è un sistema automatico, no? Se c'è un segnale troppo alto, che lo dai? Manda una trasmissione sopra e ti manda una serie di puntini sopra. Anzi, mi sembra che questo qua, che non è ancora in attesa, ma funziona tra poco, ti mette una sirena sopra. È un warning, praticamente. Di quel remma. È un warning. E ti dice... E ti dice... E ti dice abbassa la potenza. E tu l'abbassi. Perché come lo stai sentendo tu, tutti quelli che stanno vicino a te lo sentono. Io ti volevo interrompere un attimo. Sì. Perché poi mi devo andare a piano. Sì. Ho visto che non si va in full duplex, cioè anche avendo la possibilità, cioè perché... Io vado in full duplex. Si aspetta, normalmente, si aspetta... No, ma io ho breccato addosso una persona, gli ho parlato. Hai capito addosso. Che dico? Cioè, allora, prima c'era su Oscar modulata, 13, quando noi trasmettevamo su Oscar 13, sì. Oscar 10... Mentre parlava con Domenico Marini, dicevo Domenico, no Bruno, allora no, perché ti volevo dire, tipo telefono praticamente. Esatto, perché c'era il full duplex, perché io comunque... Perché la trasmetti e ricevi, sono due frequenze. C'è il motivo perché non si fa tanto.
perché il satellite sta a 37.000 km, non c'hai Doppler, perché è fermo rispetto a te, quindi Doppler è zero. Quindi ci sono solamente 40.000 km tra andata e ritorno, più un poco di latenza, della che sta lì, complessivamente la latenza saranno 2 decimi, 3 decimi. Se tu ti senti troppo forte in cuffia, intartagli tu da solo. Ah, no, allora io, siccome però invece puoi anche ascoltare bene, io ho, ricevendo io con il computer, con l'SDR, io mi regolo il volume dell'audio del computer in maniera da sentire innanzitutto come se sono centrato in onda, perché è vero che non c'è l'effetto Doppler, però ma un poco di trascinamento a destra e a sinistra terzo ogni volta che riprendi la trasmissione stai spostato e ti devi ricentrare. Ecco, noi ci spostiamo sulla teniamo la ricezione fissa, ricezione fissa teniamo e ci muoviamo con la trasmissione. No, c'ero la mia perché devo andare. Si chiama Leila, e che è un nome impossibile da pronunciare tedesco, e che praticamente fa il cane, il guardiano del faro. Chi esagera ci va sopra e gli dà una sirena, una serie di punti, insomma vari sistemi. Stavamo anche parlando della lieve deriva di frequenza. Ah sì, allora, siccome questo abbiamo parlato in satellite geostazionario, il satellite non abbiamo l'effetto Doppler. L'effetto Doppler è quella cosa che ci fa sentire una sirena che si sta avvicinando a frequenza più alta, e quando si sta allontanando, o anche il rumore di un motore, quando si sta allontanando più bassa di tonalità. L'effetto Doppler funziona sempre, anche un trasmettitore del satellite che sta trasmettendo a, mo metto dei numeri a X, a 435.000, quando il satellite sta venendo verso di noi avrà una frequenza un po' più alta. Grazie. Quindi noi dovremmo sintonizzare a 435.003 kHz. Quando sta in capo a noi, o quando la distanza tra noi è fissa, quindi per esempio ci passa di fianco, o ci passa esattamente sopra, o ci passa quest'altro fianco qua, il Doppler si annulla, quindi lui, pur continuando a trasmettere a 435, abbiamo sentito 435.003, 002, 001, 435, e poi inizia a levare meno un chilo. Quindi 434 è 997. Esattamente, 997, 999, 998, 997. E quindi nelle comunicazioni in SSB, dove un lieve spostamento di frequenza ti fa sentire il tono, la bisogna correggere. Questo non lo fa il computer. Invece il computer non lo fa. In realtà lo fa anche, perché ci sono dei programmi che, oltre a muoverti le antenne nella posizione giusta, sposta pure la frequenza. Se c'hai le radio collegate, ti spostano anche le frequenze calcolando il doppio. Quello poi alla fine sembrano cose strane, ma quello è un poco di trigonometria e un poco di algebra, è risolto il problema. Insomma, per il computer è facile fare questo tipo di cose. Abbiamo detto che noi, in questo nostro satellite, parliamo prima delle frequenze, così ci arriviamo. Allora, le frequenze per questo satellite sono l'uscita, quindi chiamiamolo sempre nello stesso modo, così il downlink, quello che scende, è praticamente da 10.491 a 10.499. Anzi, 10.489 a 10.499. Quindi questi sono megahertz, eh? Scusami, 10.489 a 99. Questi sono 10 MHz di frequenza. Poi vi dico come sono stabiliti. E ovviamente si entra allo stesso modo, quindi da 2.400 a 2.410 circa. A
hanno fatto questa grossa larghezza di banda perché per la prima volta su un satellite di radioamatori hanno installato questo, la possibilità di avere tanta banda, che poi in realtà SSB, CW, modi digitali, eccetera, sono solamente 250 kilocicli all'inizio. Tutto il resto, gli altri, poi c'è un po' di banda di rispetto, diciamo così. Poi ci sono 8 MHz dedicati alla TV digitale per amatori, quindi DATV. Ma che non è a scansione lenta. Che non è a scansione lenta, perciò ha bisogno di 8 MHz. Di 8 MHz. Anche se in questi 8 MHz si è stabilito di trasmettere o 4 canali da 2 MHz o 2 canali da 4 MHz, cioè, ovviamente comprenderete bene, più si utilizza la banda e più si ha un segnale perfetto. Ma siccome noi siamo radioamatori, preferiamo avere un po' meno segnali perfetti, però più QSO sulla stessa cosa. Allora, perché sono state usate queste frequenze? 2004 ormai è lo standard per le comunicazioni spaziali, perché le frequenze di sotto sono sempre più affollate, se le mangiano sempre di più, e quindi poi l'uplink a 2004 ti consente di avere delle antenne ancora abbastanza comode. C'è tanto materiale in giro, perché sapete, funziona il wifi funzionano a 2.4, per cui c'è tanto materiale in giro che tu puoi utilizzare anche in maniera hobbistica, no? E perché i 10 GHz? 10 GHz perché? Perché è vero che il transponder costa un sacco di soldi, ma è anche vero che ti devono dare l'opportunità a tutti quanti di poter ricevere agevolmente. Ed effettivamente si riceve agevolmente il satellite, perché a 10.489 MHz a casa si riceve con una parabola fissa, perché abbiamo detto il satellite è geostazionario, quindi è fisso, quindi una parabola fissa addirittura di 40 cm può essere la parabola, un illuminatore come quello che avete visto prima, quello classico, l'NNB che si mette al centro, tipo Sky, diciamo. Sì. Tipo Sky, esattamente. Facendo 4 calcoli, lo studente studioso vede che i 10.400, allora le bande dei satelliti iniziano da 10.7, noi stiamo a 10.5, diciamo, facciamo i conti di parte. Gli NNB ricevono bene a 200 MHz sotto, quindi a 10.007, a 10.005 arriva benissimo. Sto parlando della frequenza ricevente, non della frequenza di F. E tutti questi sono fatti per convertire il segnale tra 950 e 2100. Ora, se noi entriamo 200 MHz più in basso, usciremo 200 MHz più in basso. Quindi se il nostro LNB, che si trova a 5 euro, la parabola l'ho pagata cara, l'ho pagata 17 euro, ma si trova anche a 15 euro. L'LNB, sì. Una normale parabola da la parabola devi solo penso però orientare verso il punto dove ovviamente arriviamo anche a quello. La parabola è una cosa geometrica, quindi è svincolata alla frequenza. Solo il guadagno è vincolato alla frequenza, ma la parabola e il fuoco sono svincolati dalla frequenza. Quello che tu metti nel fuoco, quello troverai. Ovviamente parabola più grande guadagnerai di più, oppure frequenza più alta guadagnerai di più, ma la parabola è la stessa identica. Perciò è stato fatto per poter utilizzare dei sistemi economici. Allora, gli illuminatori o LNB come li chiamate voi, prima erano nati con un oscillatore locale fatto a DRO, che è una pasticca di ceramica dentro che oscillava. Questa pasticca di ceramica ovviamente si spostava avanti e indietro, ma i ricevitori dei satellitari, siccome ricevevano audio FM, video FM, avevano dei grossi AFC, per cui tu quando ricevevi
anni fa i primi satelliti televisivi analogici, ricevi bene perché quello restava agganciato. Poi dopo sono arrivati i satelliti digitali, dove per avere qualità del segnale e non avere quel freezing che ogni tanto, come voi avrete sperimentato certamente anche nella TV digitale terrestre, no? Il segnale deve essere un po' più stabile, per cui questi cosetti, questi LNB, all'interno li fanno non più con un oscillatore, diciamo, libero, ma li fanno con PLL. Se per la televisione, la TV analogica, si può spostare di 4-5 MHz, tu non te ne accorgi proprio, il ricevitore riceve. Se per la televisione digitale ti puoi spostare di 100-200 kHz e tu non te ne accorgi proprio, per l'SSB te ne accorgi, come voi avete sperimentato, ti sposti di un kilociclo, il segnale non lo senti più. Allora il problema qual è? Tenere degli oscillatori stabili. Mo sono usciti questi per il 4K, li chiamano in tanti modi diversi, insomma così. Questi NNB, la tecnica è andata avantissimo. Adesso un single chip con un quarzo ti fa il PLL alla frequenza che vuoi ed è grande quanto un'unghia. Per cui dentro questi LNB c'è il PLL e quindi noi riceviamo 200 MHz più in basso di un ricevitore commerciale TV. Io lo so che vi sto dando un sacco di informazioni adesso, difficili vi sto cercando di dare il minimo indispensabile. Il resto lo dovete fare voi, andando a scavare di qua e di là, facendovi due conti in mente, eccetera. Per cui i nostri 2004, che diventano 10.000, entrano 2004, scendono a 10.498, abbiamo detto, 99, vengono traslate da questo nostro LNB e il cavo bianco SAT che ci arriva a casa, abbiamo il segnale nostro a 739 MHz. A 739 MHz che cosa possiamo ricevere? Come possiamo ricevere? O con l'SDR che ormai abbiamo tutti quanti, spero, e che se non ce l'avete compratevelo, perché spendete tanti soldi per cazzate, 20 euro un SDR per una pennetta ve la dovete prendere obbligatoria. I programmi sono gratis, quindi voglio dire, ricevi di tutto. E quindi attualmente io sono stato il terzo italiano che ha fatto transito sul satellite, ho ricevuto con una parabola da un metro, ho voluto esagerare, l'ho pagata ben 40 euro, parabola da un metro, il convertitore NNB, come lo vuoi chiamare tu, ho preso uno tedesco che sono l'ultimo, era rimasto su Amazon e su Mars, e adesso stiamo alla ricerca ma non se ne trovano più. Molto buono, doppio PLL dentro, tutta una cosa. Pagate 14 euro. Cavetto bianco, quello classico che arriva giù, e giù mi entra direttamente nel mio SDR. Però devi rifare l'alimentatore. Vabbè, è chiaro che i ricevitori commerciali hanno. Vanno alimentati dal connettore di antenna, ricevono ovviamente da quel connettore, ma mandano su i 12 o i 18 volts per alimentare, perché ovviamente l'LNB deve essere alimentato evidentemente. Generalmente fanno 12-18 volts e cambiano tra verticale e orizzontale e poi cambiano addirittura frequenza, ci mettono un 22 kHz che tu non senti e non ti dà fastidio. Mandano su, si commuta e si sposta, quindi una fetta enorme. Scusami, questi LNB, diciamo, commerciali da TV, non hanno in uscita dei circuiti accordati? No. I circuiti accordati sono solamente delle linee, ma il Q di queste linee, quindi il fattore di merito di questi circuiti accordati, è talmente basso. Quindi, che 200 MHz su 10.000 MHz rappresenta ben poco. Okay. E comunque, siccome hanno un guadagno mostruoso, anche se perdi 10-20 dB, alla fine della fiera non ti cambia niente. Okay. Quindi,
Quindi il mio sistema di ricevimento, stavo dicendo, questa parabola da... Poi vediamo come si, come dove la dobbiamo orientare. Questa parabola da un metro, l'illuminatore, il cavetto TV, quello classico. Dici, quale sarebbe questo LNB che adesso non si trova più? Sì, si chiama Octagon. Octagon. Però a PLL, perché molti ne fanno dei sistemi semplici, cioè ne fanno gli LNB economici, sono ancora DRO, quindi sono ancora ceramici, con il risonatore ceramico, che è ottimo per la televisione, ma non è ottimo per la nostra ricezione. Cioè perdi in ricezione, non senti niente. No, lo senti, ma si sposta avanti di 100 kg. È instabile. È instabile, oltretutto già con l'ottagono che va bene, io ogni tanto devo correre appresso, lo devo risintonizzare, giorno, notte, con questo freddo di questi giorni, stavo fuori di 70 kg. Però poi mi spostavo, io adesso ce l'ho alimentato fisso 24 ore su 24. Perlomeno dentro è stabile, però certo, tra mezzanotte e mezzogiorno, la differenza ci sta, oggi voglio fare forse un cappottino. In realtà senza poi considerare il vento di questi giorni, la parabola. Capito, due volte si è spostato. Anzi, lui doveva venirmi a casa a trovare, vado a accendere e dico, ma no, perché non viene niente, come sopra l'ho trovata girata. Quindi l'ho girato un'altra volta, ce l'ho ben fatto. E quindi l'alimentatore vabbè, quindi se non c'avete, se non usiamo il ricevitore digitale satellitare, dobbiamo noi iniettare una 12 volts nell'alimentazione. Però che si fa con un attrezzo che si chiama bias T, che ti consente di andare, consente di andare la tensione verso l'NB, ma non entro la parte ricevente. E come ricevitore questo, scusami, questo SDR, io ho un RSP Duo, col computer, quindi mi metto sulla banda nostra, mi tengo a destra e a sinistra i due beacon che vi ho detto, quindi tutti i segnali in mezzo ci sono, poi ci clicco sopra e vado a ricevere l'SSTV oppure vado a ricevere un segnale, facciamo che voglio fare il QSO. Trovo te che stai parlando sopra, quindi io mi sposto con la rotellina del mouse, mi sposto, arrivo sopra, ti sintonizzo bene e ti ricevo bene. Io poi di qua di fianco c'è il mio trasmettitore, parliamo del nostro trasmettitore, dobbiamo andare a 2004, come fare a salire a 2004 sul satellite? Io ho fatto così, media frequenza, ho usato, io ho un vecchio FT8 e 47, Jesu ottimo in 70 cm, parto con mezzo watt, sto mezzo watt a 4,32 arriva sopra ho preso un trasverter che 4,32 2004 e caccia circa 2 watt. Questi sono anche reperibili? Questo sì, è reperibile, 200 euro costa, caccia già 2 watt il trasverter, tanto bene, tanto lo levo, ne metterò un altro. Ma avevo voglia di... Basterebbe pure di mezzo fare... watt in realtà. Basta pure, abbiamo fatto un prove con mezzo watt, vabbè. Fino a... mi pare che hanno fatto fino a 120 milliwatt. Cioè poi, però c'è una parabola più grande. E il gioco è fare quello e quello, per segnali bassissimi però... Che ti incide pure sulla ricezione. Beh, certo, se tu parli a alta voce, esce a alta voce. Se tu parli a bassa voce, esce a bassa voce. Capito. Bassa voce, bassa potenza, alta voce, alta potenza. Quindi io arrivo sopra con questo mezzo watt in 70 cm, in 432 precisi. A 432 c'è il trasverter che me lo porta a 2004, scarsi 2 watt. Poi c'è un po' di cavetto rigido, ho fatto una elica 4 spire. E c'ho un'altra parabolina, io ho usato due parabole. Quindi questa qua da un metro per ricevere e questa qua da 80 cm per trasmettere. E quindi con questa elichetta, quindi polarizzazione circolare, a 2004 con 2 watt non è nemmeno molto ben orientato, però il segnale arriva a 37.000 km talmente forte che è visto, no, come dicevo, sono tra i segnali più forti che ci stanno. Quindi io all'inizio, quando non si sapeva... che bestia si andava a mettere là sopra, cioè come ce la costruivano i giapponesi,
Io mi ero attrezzato con, mi ero comprato un amplificatore da 70 watt, da 70 watt è vecchia della telefonia eccetera, a 2200 MHz da portare al 2000, tanto ho detto vabbè perdo un po' di potenza per portarlo un po' più su, quella avrò 40 watt, penso da bene. Però appena si aprì ai radioamatori il transponder, un paio di amici italiani iniziarono già a trasmettere subito, dissi no, io non ce la faccio. Allora andai sopra con questo transponder, questo trasverter, l'ho attaccato con delle fascette e ho messo là, mi sono messo, ho portato l'8,47 sul tetto, perché se piloti con troppa potenza poi lo rovini, no? Quindi a bassa potenza. A girare l'antenna per vedere come passava, io ho fatto il primo QSO con la roba sopra una sedia sul tetto, e poi faccio di qualche fotografia, e quindi forse è stato il terzo italiano, il quarto italiano che sono riuscito a transitare. Poi ovviamente ho dovuto smontare tutto perché la notte pioveva e cose, ho portato giù, ho preparato la scatola così, e quindi sopra ho messo poi il transponder, sempre 2 watt scarsi, perché c'è un po' di rosso, sì. Il rosso non ci interessa, come dico sempre. Perché non ci interessa? Non si può rovinare il finale? No, ma che lascio a pezzi. Ma quando... Poi facciamo un bel discorso sul rosso una volta. Questo fa parte dei cazzatoni che ho avuto da CBS e dalla buonanima di Piero Moroni, i 5 TDJ. Quindi praticamente, scusa, tu per ricevere utilizzi il computer con la parabola grande, per trasmettere soltanto la radio. Una radio, esatto. Cioè utilizzi come faceva una volta, cioè ricevitore e trasmetti tutto. Bravissimo. Perché? Perché adesso se non vuoi modificare nulla, tu hai il segnale del radioamatore a 739. Ora o tu c'hai un buono scanner, che so, un 5000, un 5008, no, 8005, AOR 8005, eccetera. Ma ormai che ci siamo, io perlomeno mi sono abituato a vedere tutta la banda con i segnali, tutto lo spettro e in più sotto il waterfall che scende, che ti dice come stai sistemato i vari segnali, ormai è troppo comodo ricevere, ricevere così, insomma così. A trasmettere ci metti il tuo segnale, poi sulla radio, dal computer ci fai partire il segnale in SSTV, per esempio. Tu già c'eri quando parlavo dell'SSTV? No, io sono proprio neofita. No, quando eri, non eri ancora arrivato. No. Vabbè, questo transponder... No. Lo chiamano del tipo bent pipe, che vuol dire tubo piegato, tutto quello che entra esce. Per cui SSB CW, c'è una parte assegnata ai modi digitali e quindi fanno PSK, ma stanno provando anche FT8, SSTV, cioè praticamente tu qualsiasi modo utilizzi te lo trovi in uscita dall'altra parte. No, io avevo visto un po' su internet, visto che c'era l'utilizzo dei vecchi pure decoder da utilizzare per far, forse per captare il segnale, non lo so. Sì, il fatto che non ti trovi con, non ti e trovi poi con le frequenze. Si doveva mettere un accrocco in mezzo tra il decoder e... Allora, non chiamano decoder, chi le non ricevi tu? Non le chiamare decoder, perché sennò ci imbrogliamo, sembra che parliamo come quando c'era Tele Più, quello era un decoder. Noi parliamo di un ricevitore digitale. I ricevitori digitali, che io me ne sono comprato uno, ben 25 euro, Giovanni, ricevono però da 950 MHz a 2150, questa è la banda, diciamo, commerciale. Ma utilizzando l'LNB che ho utilizzato io, i radioamatori scendono a 739. Certo. Allora, 27. Io ricevo con la chiavetta, quindi non mi interessa, ma se tu non c'hai la chiavetta e c'hai per esempio un vecchio scanner che riceva i 739, ti ricevi 739 in SSB e da 739 a 700, vabbè, insomma 25, 250 kHz. C'hai CW, SSB, modo digitale, eccetera, eccetera. Poi abbiamo tutta quest'altra fetta di frequenza che è per il video digitale. Quindi sono 8 MHz, ovviamente in salita, e 8 MHz a scendere. Trasmettere in digitale è un po' più complicato. Gli amplificatori devono cacciare un quarto della potenza. Cioè tu un amplificatore da 200 watt lo devi far funzionare a 50 watt per avere la giusta linearità per arrivare su col segnale digitale adeguato.
Ciò vuol dire avere un po' di potenza in più, quindi non va bene più la parabolina 80 cm con l'elichetta 4-5 spire e 2 watt. No, ci vogliono da almeno 50 watt e una parabola da 1,5 m. Devi trasmettere con un segnale video digitale e ritrovare dall'altra parte il tuo segnale video digitale. Adesso inizieremo a ricevere il segnale video. Poi un domani chissà, magari trasmettiamo anche. Attualmente hanno diviso in 3-4 canali video. Scusa, uno per esempio va satellite sempre. Quanto trasmetti? 10 watt? Quanto trasmetti sulla Terra? Perché io penso che là non servono tanta potenza per ritrasmettere un segnale. Vabbè, cioè, l'andata e ritorno è uguale, non ti dimentichi. Dico, e lui l'andata e ritorno è uguale, certo. Sempre, quindi se tu solamente che l'andata è a 2004 e a scendere è 10.004. Mm-hmm. Quindi la distanza è la stessa, però ovviamente l'attenuazione di tratto è diversa. Certo. Ma là sotto c'hanno una bella parabola, c'hanno dei tubi a onde progressive, forse c'hanno addirittura gli amplificatori a stadio solido a 10 giga direttamente. E che ti importa a te? No, è giusto la parte. Trasmetteva. Questo per curiosità, questa, no? Questa è la prima parte, forse non c'è. Non c'è. Questa è la prima volta che un satellite di radioamatori non è costruito da radioamatori, ma è costruita da una società vera. Sì, questo l'hai detto. Che si chiama la Mitsubishi. Sì. La Mitsubishi ha detto: io vi faccio il transponder. Ci ha dato una architettura. Però non mi ha dato le caratteristiche. Però non tecniche, ha dato le caratteristiche. Tanto è vero, a parametri di progetto ci diceva che prima bisognava trasmettere mediamente con. Trasmettere con ecco qua con faccio queste domande perché sono proprio altri. No, ecco qua dicevano 10 watt in una parabola da 10 da 80 90 centimetri. Adesso abbiamo visto che un basta mezzo watt, un mezzo watt e un'antenna elica lunga 25 spire o una parabolina da 60 cm e 2 watt. Sta ridendo, ci ha fatto antenna aggiornare, antenna antenna. Funziona. Adesso abbiamo visto che in realtà va meglio di quello che ci aspettassimo e quindi basta effettivamente pochissima potenza per andare. Quindi i mezzi sono facili, sono semplici, sono più semplici di tutti gli altri satelliti che abbiamo utilizzato fino adesso. Io ho usato un trasmettere per arrivare al 2004, che poi leverò perché quello riceve e trasmette al 2004, ma a noi non ci interessa, a noi ci interessa solo trasmettere. Per cui io metterò poi un app converter che i miei 432 me li fanno diventare 2004, ma tanto non mi riceve, non mi interessa ricevere al 2004 perché non c'è quello che so. Quindi, è anche più economico l'app converter. Certamente, 70-80 euro della carta. Certo. Da 100-500 mW. Se tu ci vuoi mettere pure l'elichetta 4 spire della Faitù, la parabolina sta a 15 euro e trasmetti bene, senza se poi vuoi fare il QRP puoi anche scendere un po' di più. Diciamo poi le parabole si ripongono perché non sa che gente, chi si fa gli bravo, infatti costano. Anche questi app converter si trovano in commercio? Abbastanza, adesso il mercato si è un poco... Tutto quello che c'era si hanno accattato tutto cosa, tutto, perché poi perché c'è stata una richiesta immediata. E tutti quanti sono attrezzati. Okay. Io mi ero attrezzato un poco prima che il satellite diciamo fosse messo a disposizione, per cui l'ho ottenuto, ma adesso il trasverti l'ho preso da un bulgaro, adesso 5 settimane ci vuole per riceverlo, io l'ho ricevuto dopo 4 giorni. Perché lui ce n'aveva là, lui li fa bei pezzi ottimi e quindi bei pezzi e bei prezzi. Tutto due. Il puntamento c'è io ho puntato la parabola grande ancora prima che ci fosse il satellite. Come vi ho detto, a 36.000 km, questa fascia di Clark dove stanno tutti i satelliti geostazionari, c'è un satellite a 26 gradi che si chiama Badr. Allora io me ne sono andato sul tetto con la mia parabola. Perché fa il primo satellite? Perché non mi sposto, ma no. Innanzitutto c'è un programmino dove tu gli inputi la tua posizione e poi gli metti
io devo puntare a un satellite a 26 est, perché il nostro Oscar 100 sta a 26 est, quindi in base alla tua posizione ti dice, ti dice dove girare l'antenna, quindi l'azimuth, l'elevazione, e siccome, ma questo poi lo studiamo un'altra volta quando riuscite a digerire bene questo fatto qua, finché la polarizzazione circolare non ci importa, ma se la polarizzazione è verticale, il satellite è verticale, verticale rispetto a che cosa? Rispetto a lui, no? Se, rispetto a lui, che quindi è diverso rispetto a noi, perché noi stiamo, noi popoliamo una sfera. Esatto. Quindi questo angolo si chiama skew, SKEW, skew angle, e che vuol dire... tu hai mai visto le parabole sopra i tetti? No, hai dato uno sguardo qualche volta. Se vedi, ho anche puntata io, non hai girato, non hai girato, non hai girato il l'NNB, no, male, lo dovevi fare, sì. No, quello si chiama skew angle, ah, ecco. Perché un segnale che parte verticale, verticale rispetto a lui, siccome noi non stiamo su una, noi siamo su una sfera, questa è una sfera, qua stiamo in verticale, io qua ricevo verticale. Ma se io abito da questa parte della terra, certo, questo orizzontale a me come mi arriva? Verticale. Con un angolo. Angolato, giustamente. Ho capito, è una regolazione dell'LNB. Si sì, da dentro al braccetto della parabola. Già li danno regolati. Tipo la parabola. Come? Quando lo vai a prendere io, già ci stava la posizione, già viene messo. Devo dire la verità, all'epoca io quando montai Sky, tutti quanti c'erano il cavo che scendeva da sotto. Poi io guardare la signora a casa. Ti dico per il satellite televisivo. Allora, lo skew angle è questo qua. C'è pure l'angolo disegnato. Cioè, no, c'è proprio la gradazione. Cioè, ah, esatto, sì, sicuramente. Ma se tu non te lo dici un programma, tu che ci metti sopra? Allora, è vero che tu parti per il massimo. Fortunatamente noi abbiamo un massimo. Il massimo è sempre massimo. Non ci interessa quanto è. A noi ci interessa il massimo. Però devi pur sapere da che cosa parti. Questo programma, che adesso vi dirò dove andarvelo a recuperare, ti dice anche per quella tua posizione, per quel satellite, quanto deve essere lo skew angle, che è questo qua. Mm. E io mi sono trovato, io poi mi sono messo là, ovviamente stavo sul tetto, me l'ha portato, televisore, ricevitore satellitare, o computer, e c'è tutto quanto su una sedia. Un laboratorio, no, è per forza. Quindi poi sai esci allora se immagini no, che tu c'hai una pila in mano, la pila, e qua ti sposti di un poco, e a 20 metri vedi quanto si sposta, tu immagina quanto poco ti sposti qua a 37.000 km quanto si è spostato. Bravo. I satelliti stanno ogni decina di chilometri, stanno in aria. Ma a 37.000 km bastano mezzo grado e sei fuori completamente. Un puntino, altro satellite. Bravissimo, bravissimo. Allora, ho sbagliato il numero. Bravo. Siccome il satellite nostro sta adesso esattamente, l'hanno parcheggiato a 25.9. 25.9. Noi c'eravamo 26 come satellite. Anzi, prima è stato parcheggiato a 29, finché hanno fatto le prove, un'orbita diciamo di parcheggio dove non dava fastidio. Poi l'hanno pigliata, l'hanno spostata proprio là e l'hanno messo nel suo slot, si chiama, nel suo slot definitivo. Il programma ti dice come... Questo però mi sembra leggero, sai? Che finito? Che non ci sta UPL. Vediamo, vediamo però. Anche se oggi con la miniaturizzazione... Ma queste sono pieni di niente, questi cose qua, cioè insomma... Vabbè, tutto in SMD, tutto in microcircuito. Ma ancora, d'altronde c'è un semiconduttore. Allora, l'antenna è un quarto d'onda, come sapete tutti quanti, un quarto di metallo, così, che va direttamente sulla base, diciamo la base, su un sul source di un semiconduttore. Un filtrino per la frequenza, fatto con due linee AU. Poi qua ci sta il PLL o l'oscillatore con la pasticca di ceramica. Infatti per fare la TV si staccava... Questa pasticca di ceramica era incollata con il cianacrilato, no? Salmavano poco, si rimetteva e si vedeva discendere l'oscillatore locale a 9500 metri. Un po' come si faceva con quarzo. Con quarzo non era la stessa cosa, il principio è molto simile. Allora, ti stavo dicendo, tu con questo, è certo che tu,
che le parabole fanno schifo perché sono fatte in maniera commerciale e non è che tu sei preciso al mezzo grado, certo. Però tu hai dei numeri di partenza e poi ti fai il massimo, il massimo, ancora il massimo, il massimo, e poi dopo, ma oltretutto anche questo, guarda, anche questo mai davanti a te. Perché il fuoco, come dicevo prima, il fuoco è un luogo geometrico, quindi è un punto preciso. E questo punto deve andare all'interno del dove sta il quarto d'onda, precisamente. Quindi devi portare un po' avanti e indietro, poi lo giri un po' così per ottenere il massimo. Poi il massimo è il massimo, quanto è non ci interessa, non dobbiamo fare misure. Basta ottenere il massimo. E il segnale quindi sul beacon, quello di... Allora, il segnale, sì. Il è stabile. Sì, stabile. Però il segnale in CW, siccome è un CW lento, ti frega perché si muove. Sì, e quindi sì. Poi c'è l'AGC, anche il tuo che SDR, aumenta e diminuisce, aumenta e diminuisce. Invece quello in BPS gap, quello è stabile, quello è preciso, è una portante precisa della telemetria, quindi esatto, tu guardi quello e regoli. Se c'è una bella scala espansa sul tuo computer, beh, io porto il portatile su evidentemente, però cerchi di allargare al massimo, veramente riesci a apprezzare 1-2 dB di differenza e quindi ti metti alla fine per ricevere ci avete praticamente quasi tutto già a casa, che voi ci avete l'SDR a casa, eh? Male, 20 euro vi comprate una bella pennetta col computer e iniziate a ricevere. Che fine, mo non sapevamo con che era. Se sono messo, quindi non è che... Allora, c'è il chipset, cioè, però se SDR illuminami, perché non software defined radio. Io sono rimasto con le radio a valvole, a me piacciono quelle. Anche a me. praticamente a galena. Il software fa tutto. La radio che ha un campionamento, la radio, questo chip campiona il segnale. Una volta che il segnale è diventato bit, il software se lo arravogli tutto in maniera. E ti esce praticamente la... E ti esce il file segnale audio, cioè ti esce il segnale audio di quello che ti esce il segnale audio, ti esce un segnale sufficientemente o discretamente riportato a un protocollo che ti interessa, perché quel segnale che non deve essere necessariamente audio lo devi poi infilare in un altro programma che gira sullo stesso computer che ti serve a fare qualche altra cosa. La cosa più bella ovviamente è questa qua dell'audio direttamente, certo, quindi io l'audio sento nella nostra fetta di frequenza, ma anche in 40 metri puoi andare, anche a 500 kHz puoi andare, anche a 1300 puoi andare, perché generalmente queste SDR fanno da 0 o poco più di 0 a 2000 e ricevi tutto quello che ci sta in mezzo. Certo, non puoi pensare di ricevere 2000 bene se tu hai 20 metri di cavo fino a mettere un'antennina, oppure c'hai l'antennina a casa, quella così, e chiaramente no. Però con un'antenna discreta, l'SDR, che fa tutto via software, ti fa il filtraggio del segnale. Ti allarghi con la rotellina del mouse, ti allarghi e ti restringi il filtro. Stai parlando sempre di utilizzare poi una parabola, ovviamente. No, io sto parlando adesso l'SDR. L'SDR è la radio del futuro. E le radio attualmente, cioè ci puoi attaccare pure, scusami, perché io sono ignorante in materia, lo so, ma questo, se quello sapete sicuramente, io no, serve, voglio capire. Per questo serve stare, cioè, con questa scheda, cioè questa, diciamo, questa pennetta USB che praticamente sarebbe un adattatore, no? Alla fine, no, è una pennetta, esatto, che ti puoi metterci anche l'antenna normale che uno abbiamo sopra i terrazzi, non so, ovviamente, sì. Ovviamente sì. Okay. E vedi la differenza. E ci sono poi dei software apposta per ascoltare, ovviamente, perché c'è l'uscita USB tipo SDR Sharp. E fai la prova a casa tua tra la tua radio con la tua antenna, poi commuti sulla chiavetta. E vedi che fai delle cose pazzesche, tanto è bello. Scusa, ancora la domanda da ignorante, perché poi mi interessa questa cosa che sta prendendo. Quindi tu con questo software e con questa chiavetta, ovviamente ricevi, poniamo il caso, su una frequenza X, no? 4,30, ma facendo un esempio. Sto ricevendo, ma con questo software ci sono software che puoi anche trasmettere direttamente. Ci sono anche software ci sono anche delle chiavette che trasmettono e costano un po' di più e trasmettono anche. Ah, ecco, e puoi ricevere tutti i modi e puoi trasmettere. Se non ti dati il ghetto, ti metti attento come. Ma secondo te le radio moderne che si comprano come sono fatte? C'hanno tutte SDR dentro.
mi pare che l'IC7300 della ICOM, sì, praticamente è un SDR. Sì, vabbè, io ho il K3, il K3 se lo vedi, pesa un chilo e mezzo. Quando me lo comprai disse mi hanno imbrogliato, non ci sta niente. Manca a dire, non è un mattone, non ci sta niente, perché sono delle una scheda così, una così, una così, e poi c'è il blocco del PA dei 100 watt, al finale. Non ci sta niente, è tutto software. Infatti, tu modifichi la radio, io ho la radio che ho comprato, il K3 lo comprai 10 anni fa forse, ma io ho il software di adesso, che mettono nelle stesse radio che vendono adesso. E scusa la domanda ancora, queste sì, però se tu ogni volta fai una domanda, ci scusa la domanda. Non ti voglio interrompere sul discorso satellitare, però questa è una cosa che interessa a me, credo. Stiamo parlando di radio in generale. Questo SDR, no? Sì. Adesso che io utilizzo questo SDR, poniamo il caso, io acquisti un SDR per trasmettere e ricevere, ok? E quindi ci metto un'antenna bibanda, perché voglio andare su 140 watt e 430. Mi farebbe piacere se poi sul gruppo posti qualche link di qualche programma. Adesso vi dico io dove dovete andare a vedere. Perché allora, ovviamente io devo trasmettere, che ne so, mi voglio collegare, sto facendo l'ipotesi, così invento, come dice una persona che sta dietro le sue spalle. Voglio collegarmi con l'R4 Alfa di Roccaraso, no? Mi occorre trasmettere con 15 watt, ipotesi, da dove sto io normalmente. Come posso poi dargli 15 watt all'antenna? Quando è il fatto che, allora, l'SDR è nato per ricevere, prima di tutto, sì. Ma siccome ci fanno una processione del segnale, il segnale viene processato, riescono anche a trasmettere, ma l'SDR è nato principalmente per ricevere. Sì. Il fatto che tu stia trasmettendo, possa anche trasmettere, è un fatto secondario. Effettivamente è molto secondario rispetto alla bontà che tu puoi avere nella ricezione. Ma una volta che tu hai deciso di trasmettere e trasmetti, tu regoli quanta potenza la regoli tu. Evidentemente una SDR non c'ha 15 watt di potenza, caccerà, che so, da 0 a 5 milliwatt. Tu quei da 0 a 5 li amplifichi poi con un lineare messo in mezzo e arrivi a 10 come eccitatore, diciamo. Lo pilota e la domanda sua è quella là dei ponti, cioè tu solo con l'SDR puoi lavorare sui ponti, visto che c'è la differenza, ovviamente, no? Meno 600. Che vuol dire solo con l'SDR? Tu devi pur trasmettere in qualche modo. Sì, no, lui diceva, giustamente. È se anche noi abbiamo... vero che si fa. Sì, ho capito. Però è come se tu volessi usare la Ferrari per andare al salumiere qua giù a comprare la mortadella. Un SDR, quelli che trasmettono, quindi quelli che hanno implementato la funzione per trasmettere, non lo si usa per trasmettere in FM, come tu vuoi andare sopra i ponti, ma si usa per trasmettere adesso in digitale. Trasmette un segnale complesso di ATV, quindi digital amateur television, oppure altre cose. Capito? D'altronde, se tu vuoi fare questo giochetto qua solamente, le radio... Pace bene! Oui. Pace bene! Buonasera! ...che tu adesso compri, questo famoso 9007, che costerà 3.000 euro adesso, DHF o HF, questo è un SDR dentro che trasmette e riceve. Con un programma interno che non... Ma perché vuoi spendere 9.000 euro? No, 12, le ha detto, poi ne spendi 12, quindi 9. Quindi che avanzano, ce ne andiamo a mangiare in gamba. Questa c'è la prossima mangiare, che hai fatto qualche video o qualcosa? Sì, c'è il video che io... Ho pubblicato il video su Ari Napoli del collegamento fatto con il cappotto ex Lima Delta via satellite. Vabbè, lo ripubblico, anche le fotografie delle antenne, delle cose. Sai che cosa lo puoi mandare anche in lista per email? No. Sono sì, però come stavo dicendo a lui mi dovete. Stasera te la cambio. Stasera te la cambio. Guarda che ci sta, guarda che tende qua vicino a me. Ui, ciao. Tu che sei a pizzo ferrato, mi dite da parabole a capire di che si tratta. Dopo sempre vi do l'indirizzo di un SDR, un radioamatore, un amico mio sardo. Posso continuare? Come no? Scusate. Silenzio in aula.
ci sta questo radiomotore saldo che ha messo un SDR collegato al suo server e tu ti colleghi sopra e ricevi come se stessi ricevendo a casa sua, impostando i valori che vuoi tu, di frequenza, di... vabbè, come di, quando te, ci si collega per sentire, le web SDR, le web SDR. E lui infatti sta nel circuito web, solamente che lui l'ha fatto dedicato a Oscar Cento. Ah. Quindi si è messo questa parabolina da un metro, il suo ricevitore, sì, IS0, io poi dopo vi do tutti gli appunti, ve li scrivo bene, sopra faccio un messaggio sulla cosa. Va bene. Perché questo? C'è questo sito che è questo gruppo, e poi c'è il sito, e poi c'è il forum attaccato, e poi c'è il gruppo su WhatsApp, di tutti i satellitari italiani. Per cui sul sito chiedete di entrare, così potete entrare, e ci sono pagine dedicate a chi vuole iniziare a trasmettere via satellite col satellitino semplice in FM. Ci abbiamo una pagina, un paio di pagine dedicate a CVS, perché più avanti verrà trasmesso. Scusa, il Ministero Iotto CVS, CVS, Domenico Magris, ah, sempre questo nostro papà satellitare. E niente, vi do anche questo sito, questo web SDR, dove voi potete andare a collegare e vi spostate di frequenza e vedete a 10.000 MHz che cosa ricevete. Scusa, il nome Eshal 2, Eshal. È il SAT. Vuol dire qualcosa in arabo. Ah, ok. Ma questo è il nome del il nome del satellite, tutto quanto. Ah, il nostro transponder è stato nominato QO100. Sì. Ah, Qatar, bene, ora ho capito la differenza. Qatar Oscar 100. Perfetto. Ma questo è il nominativo che dà il designatore ufficiale, che è un radiomotore americano. Perfetto. Che dà tutti i satelliti hanno un Oscar, un nome Oscar, diciamo. Perciò vi ho detto, per dare il 100 ci sono già 100 satelliti di radiomatori. Scusami, ripeti che cosa ti è costato 210 euro? Cos'era? Il trasverter che mi porta i 432 al 2004. Che in realtà non serve. Cioè, basta l'app converter. Esatto, trasmettere ricevi. Infatti io quello lo metterò per il traffico, siccome c'è una parabola 1,20 m che vorrei utilizzare per il traffico troppo. Là poi ci metterò un'app converter solamente, cioè che funziona solo in trasmissione. Okay. E quindi è una bella attività, soprattutto che in HF andrà sempre peggio. Fino a quando? Fino a sempre. Perché? Andrà sempre peggio. Ma peggio perché adesso, adesso stiamo a zero del ciclo solare. Questo ma, io non so di quando poi ma pare che il prossimo minimo solare sarà ancora peggio. Fatemi finire. Adesso stiamo nel punto più basso di questo ciclo solare. Adesso è vero che aumenterà un po', ma stiamo andando verso il minimo di Maunder, che è il minimo di attività solare che succede ogni 400-500 anni, eccetera. Cioè, me l'ho accatta io l'HF. Cioè, che sorte! Pensa che io sto pensando di non montare più le antenne HF proprio per questo motivo qua, perché stiamo andando verso un periodo veramente scarso di propagazione. Ancorché aumenta, sapete che il ciclo dura circa 11 anni, no? Ma 11 anni fa era meglio di adesso. E fra 3-4 anni, che dovrebbe essere tutto in risalita, sarà peggio di 7-8 anni fa, quando era in risalita anche. Quindi stiamo andando a peggiorare. E poi tenete conto che ormai, siccome stiamo andando verso una glaciazione, insomma, sostanzialmente, non la temperatura, dicono che sta aumentando, ma noi stiamo andando verso una glaciazione, una mini glaciazione, ovviamente. Il tempo sarà sempre peggio, quindi dove mai dovete mettere una fune da una cima di un controvento da 6 mm, mettetela da 8, da 10, perché saremo sempre... A ottobre, quando ci fu quella venteggiata esagerata? A ottobre, ora è venuta un'altra la settimana scorsa. Sono passati 4-5 mesi.
ma prima di quella di ottobre, la ventigliata così forte, io me la ricordavo un'altra all'anno, ma 5-6 anni fa, quindi, sì. Quindi fate conto no, forse qualcosa di più quando sono partite le piante. Capito, no? Quindi considerate sempre che da adesso in poi perlomeno ci saranno 3-4 eventi ventosi seri annuali. E quindi se dovete progettarvi il vostro sistema di antenne, le vostre cose, cercate di andare un poco meglio e non un po' peggio. Mm-hmm. Non vi sto dicendo diminuite le antenne, fate le antenne più piccole, anzi. Però dico, tanto si può calcolare tutto, si calcola le cose. Sovradimensionare. Si calcola e si fa per. Si fa così. Che altro vi volevo dire? Vabbè, vi darò questo. Allora, questo sito. Con forum con tante pagine che noi aggiorniamo in continuazione e ci mettiamo cose nuove sopra. Poi vi devo passare l'indirizzo del web SDR dove andate così. Poi dopo se entrate in questo coso vi fate autorizzare per il forum e dal forum trovate il link per fare per entrare su WhatsApp. Posti pure qualcosa per ascoltare questa cosa. Arriva via sull'SDR. Sì, dimmi. Arriva via. Posso? Scusa, volevo sapere una cosa. È vero che sono arrivato dopo tutto. Quindi volevo sapere, ma l'illuminatore ci sta, si mette, non si mette, che cos'è? Scusa. No, è bello, no, la domanda è bella. No, scusa, perché io non si è arrivato voce. Ho detto, no, no, non ho capito. O ricevi via internet. No, no, se voleva internet, mettevo tutta la su web SDR. Oppure parabolina 80 cm più che sufficiente. Un illuminatore. Girato, vi devo dare pure l'indirizzo di dove sta il calcolatore online. E questo fa, trasmette pure. No, questo riceve no, soltanto. È per trasmettere. Questo riceve. Caradio. Ci vuole una radio 2004. Ah, quindi basta solo, non, è l'antenna normale che ne trasmette a 2400 m. È normale, sì. Quindi cosa, non c'è bisogno di parabola, di cose. No, io ho la parabola. Io vedo per, scusami se faccio la domanda, ma praticamente quando usano... web SDR come si chiama per il telefono sono... mi è stato scritto mettono quella parabola di web SDR e poi ci sta una specie di coso particolare non è l'illuminatore classico è una specie di coso particolare no allora io l'ho visto perché l'ho vista sì. Quello che tu vedi riceve e trasmette con la stessa parabola, però in simplex, cioè o ricevi o trasmetti, perché devi parlare. Vabbè, no, se fa il telefono fa anche duplex, è vero, fa anche duplex. E quello che è il tubo lungo che tu vedi, quello è un lancio, si chiama lanciatore, e trasmette, penso, a 9 GHz, 8-9 GHz. Provaci. E riceve pure. E riceve i 11 GHz. Quando ci sta l'antenna elica? No, ci sta il lanciatore che è propriamente un pezzo di guida d'onda con l'antennina dentro. Ho capito. Poi c'è il tubo a onde progressive che praticamente è un tubo a vuoto dove si lo conosce il segno doppio T. Ci sta questo, c'è il tubo onda progressivo per quella frequenza. È quella frequenza. Comunque smetto, l'antenna, il tipo doppio T è un grande tubo. Un grande tubo. Perché. Quanto costa? Perché trasmette. No, ma non serve per il traffico nostro, perché quello va bene per le frequenze 8, 9, 10 giga a trasmettere. Ah, noi trasmettiamo al 2004. Per i telefoni che tengo da non è per i telefoni, quello fanno anche internet via satellite, eccetera. Fino a 9 giga era quella. Sì, ma è giusto per la. È giusto per la telefonia, per internet, queste cose, ma sempre a larga banda, sì. Non ha niente per avere una larga banda bisogna molto di frequenza. Non ha niente e quindi, no. No, la frequenza assegnata alle navicelle spaziali è 8005, 8003, 8008, insomma, circa 8 giga. E voi non sapete quante persone sono attrezzate a casa con parabola da 2, 3, 4 metri per ricevere questi segnalini. Che molti sono criptati, no? Perché la NASA, per esempio, se li cripta i suoi segnali. O saranno digitali. È sempre digitale, ovviamente. Se li cripta, quindi tu non puoi manco sapere che cosa stanno dicendo. Però tu lo ricevi e vedi su questo SDR
il segnalino, vedi tutto il segnalino, poi sotto vedi la striscia che è, questo ti dice tutta la banda, e questo si chiama waterfall, cioè la cascata, la cascata. Vedi così, e vedi questo segnalino, poi se si sta allontanando la navicella vedi che si sposta un po' verso da un lato dall'altro, c'è cioè l'effetto Doppler ovviamente. E poi chiami la NASA e dici: io ho ricevuto questo segnale, questo è 8323 MHz. Siete voi, quello sì, e ti mandano la USA. Ah, comunque... Però ci vogliono segnali, ci vogliono. Una delle modifiche che dobbiamo fare, dai, qua, abbiamo detto: ci dobbiamo portare o saliamo o scendiamo di frequenza, oppure la teniamo super stabilizzata. Come si fa adesso? Molto semplicemente si riceve un segnale di GPS qualsiasi, ci sono degli attrezzetti, delle schedine che tirano fuori un segnale di clock stabilito, generalmente su 10 MHz, tirano fuori quindi queste cassettine con l'antenna GPS fuori o addirittura sopra dove c'è l'antenna tua, no? Questa cascettella così tira fuori un segnale di 10 MHz. E questo 10 MHz super stabilizzato. Questo è un campione, veramente. Può essere l'emittente campione che stanno in HF pure? Sì, però le senti, non le senti. Giusto. Mentre il GPS lo senti sicuramente. Sono questo, 4 per satelliti. Questo per talare? No. Si chiamano GPS DO, quindi oscillatori disciplinati a GPS. Questo segnale, voi dovete sapere che il GPS funziona con i segnali digitali dei perlomeno 4 satelliti che ricevete e fanno la comparazione di fase dei segnali. Per comparare i segnali di fase, tutti i 24 satelliti sono collegati tra di loro come oscillatore, come clock, collegato a terra dove c'è un generatore rubino, video, accesio a quello che è, insomma, super stabile a miliardesimo di secondo, e tutti i satelliti GPS sono correlati con questa frequenza stabile. Siccome il satellite è libero, tu ricevi questo segnale, lo dividi, tiri fuori questo clock a 10 MHz. Questo clock a 10 MHz è un segnale preciso al miliardesimo di secondo di tempo, o all'hertz, forse no, anche meno dell'hertz come frequenza, e questo segnale tu lo usi per i tuoi scopi, per i tuoi ricevitori. Quindi che cosa succede nel nostro caso? Si mette questa cascettella che riceve il GPS, tira fuori il 10 MHz, questo 10 MHz lo vai a iniettare dentro all'NNB, facendolo diventare, che succede, l'NNB 2 a 25, col quarzo a 25, ci levi il quarzo e gli inietti un 25 stabilizzato però a miliardesimo di secondo, e quindi hai una stazione campione precisissima per certi segnali, per certi processi di segnali dove conta la fase, la coerenza, tutte cose che non ci interessa. L'unica cosa è avere un segnale così preciso, stabile, che non sa da muovere, preciso, che deve essere una frequenza certa, e soprattutto il segnale deve essere pulitissimo. In quel caso la temperatura non è pulita, in quel caso mezzogiorno, mezzanotte, estate, inverno non gli fa niente, perché il segnale sostanzialmente è agganciato ai satelliti GPS che sono agganciati al generatore riferimento a terra, che c'ha l'ufficio fa la triangolazione dei satelliti praticamente. Che cosa? Il ricevitore del GPS. GPS, sì. Cioè praticamente acchiappa sti quattro vecchi, gli dà tutti quattro vecchi, la ti legge. Ma in quel caso tutta trigonometria, ma in quel caso è molto più semplice di quello che puoi immaginare. Ma nel nostro caso ne basta che ne aggancia uno solo. No. Sì, nel nostro caso nel sì. Nel nostro caso sì, nel caso GPS. Ma per GPS, avere, GPS ci vogliono perlomeno 3 per la posizione, perlomeno 4 per avere anche la quota. Ma in realtà dappertutto ne ricevi 7, 8, 9. Sì. Comunque i single chip ormai fanno un solo chip che fa tutte cose, quello che si chiama SIRF 2442, eh? Questa
praticamente riceve 10 satelliti contemporanei, può ricevere 10 satelliti contemporanei, mette insieme tutti i dati, l'errore che avevano, quello lo gestisce la Marina Militare Americana, l'errore che loro avevano in random, che avevano imputato ogni tanto, fu levato da Clinton forse. Ah, ecco, quindi non c'è più. Non c'è più. Per cui il GPS, effettivamente metti un GPS, fermo a un posto, lo lasci lì tranquillo per 10 minuti, ti dà un errore di un metro, due metri al massimo. Ma quello che più conta è che dai segnali che tu stai ricevendo, dei vari GPS, no tu, lui sì, sta ricevendo, puoi estrarre questo segnale campione di tempo e di frequenza. Senti, questa scatoletta pure si trova in commercio? La fa un tedesco, 90 euro e te la stava. Come si chiama? GPS? Dio, che sarebbe Global Position System. E si può usare anche per calibrare il ricevitore. Dio, dove sta? Disciplined Oscillator, cioè oscillatore disciplinato a GPS. Per fare che cosa? Scusa. Per calibrare il ricevitore. Perché tu c'hai un ricevitore libero. Che vuoi calibrare le stazioni tempo e frequenza che trasmette. L'ha detto Rovino prima, il fatto che c'è un po' di USB, va bene. Ho fatto una sola obiezione indipendentemente da quello che non so quello che avevi detto tu. Vi metto sopra al Ari Napoli, vi metto questi due tre indirizzi. E poi pure la frequenza in vie in 70 centimetri. Vabbè, io vi dico dove andate a vedere. E perché un attimo che quando passano questi satelliti per vedere. Vi dico anche che programma utilizzare. Ce ne sta uno che si chiama SatPass, che non è necessario che stia sul tuo computer. Sta online sempre. Tu vai là, sul tuo computer ci metti solo le tue latitudini e longitudini, no? Ci metti il locator direttamente, e lui ti dice in ordine i satelliti che stanno arrivando adesso. Come si chiama? SatPass. SatPass, grazie, è stato interessante.